Ciao a tutti, nuovo video, nuovo planner. Allora, io sono partita 2 anni fa con le Filofax, poi sono approdata al marchio KKK, ancora più avanti le agende della Webster Page con i loro interni particolari. Poi ho voluto provare anche il sistema ARC, quello con i dischetti, e sempre con i dischi l'ultimo planner che ho acquistato è quello della Me and My Big Ideas, un marchio americano con i dischetti e sempre tanti complementi colorati. E diciamo che i marchi americani si stanno un po' organizzando in questo senso e stanno letteralmente sfornando planner di tutti i tipi. Dimenticavo Eddie Swop, che anche è un marchio bellissimo. Allora, questo che voi vedete, che qui sembra un normale quaderno ad anelli formato a 5, è della Project Life di Baggy Higgins. Prossimamente troverete anche quelli della Simple Stories sulla falsariga di questi qua, sempre con quaderno ad anelli. E io questa soluzione qui la trovo, ma in realtà anche le agende con anelli, anche il sistema ARC, li trovo veramente comodi perché è possibile personalizzarli, aggiungere e togliere fogli a nostro piacimento. Allora, vi dicevo, Project Life, questa copertina, allora qui il marchio non c'è, io adesso la carta l'ho gettata, comunque insomma, questo diciamo il binder è della Project Life, simula la pelle, ovviamente non è pelle, ma è veramente molto ben fatto. E all'interno ho comprato questo ricambio, questo era venduto tutto insieme. Allora, sono semplicemente i 12 mesi, quindi ci sono i 12 divisori, c'è la vista mensile e la vista settimanale, ripeto, per tutti e 12 mesi. Ogni mese un colore diverso, cartoncino anche le altre pagine, quindi qui non abbiamo la carta semplice, che vi dico, quella da 80 grammi che usiamo per la stampante. Questo è proprio cartoncino. Ve la faccio vedere nel dettaglio e scorro velocemente le pagine. Questa insomma è vuota, mi è arrivata ieri, l'ho ordinata sul sito di Scrobby. E qualcosina di questa linea dovrebbe arrivare anche sul sito di Timbro Scrap Mania. Buttate sempre un occhio perché insomma anche Timbro Scrap Mania i marchi ce li ha tutti. Allora, niente, quindi formato a 5 anelli. E i 12 mesi, vediamo come riesco. Allora, metto a fuoco. Dunque, gennaio è verde acqua. Volevo vedere una cosa. Allora, sì, ogni divisorio ha una decorazione diversa, quindi questa è verde acqua, gennaio, e ovviamente dentro la vista mensile e la vista settimanale è verde acqua. È perpetuo naturalmente, quindi va benissimo così perché io questa non la userò per adesso. E quindi niente, ci sono le settimane. Ci sono le 4 o 5 settimane del mese e qui finisce con le note. Poi c'è febbraio, stesso discorso, vista mensile e vista settimanale. Marzo è verde, di conseguenza i refill dentro le stampe sono verde. Aprile è rosa. Questo è il mensile. E questi sono i settimanali. Maggio è giallo. Naturalmente anche di questo marchio qui si trovano in giro adesivi, stickers, post-it, altri divisori, altri separatori e chi più ne ha più ne metta. Giugno è arancione, con il refill arancione. Luglio è verde acqua. Agosto è un rosso,
rosso ciliegie e l'interno è rosa scuro. Ok, settembre è grigio, questo rimane un po' più serio. Queste agende poi decorate diventano veramente, veramente carine. Ottobre torna l'arancione. Novembre il verde. E dicembre è un azzurro. Ecco qua. Tutto qua. Io per adesso di questo marchio ho preso solo queste, la copertina e queste cose. Naturalmente qui provvederò alla plastificazione, o se non altro almeno il tab lo devo proteggere perché è cartoncino piuttosto consistente, ma io ho comunque paura che si rovini. Niente, ecco, vi avevo anticipato, video velocissimo, Project Life Bag Higgins. Se vi piace date un'occhiata, cercatelo perché è veramente carino. Alla prossima, ciao ciao!